Bonjour, good morning, guten Abend. Ciao, io sono Pasquale, bentornato sul mio canale. Oggi ti parlo di una metodologia secondo la quale è possibile andare in pensione e vivere di rendita dopo pochissimi anni di lavoro. Tutto si basa attorno al cosiddetto movimento FIRE, che non è il fuoco in inglese, ma è un acronimo, comunque sempre in inglese, che sta ad indicare Financial Independence Retire Early, e cioè indipendenza finanziaria e in pensione prima. Sono tutte e quattro parole che mi piacciono moltissimo e per cui ho voluto indagare su questa cosa, su questo tipo di movimento, capirne le origini, le metodologie e capire se si tratta di una strategia applicabile per raggiungere effettivamente gli obiettivi che il movimento FIRE si va a porre. Tutto si basa sulla regola famosissima per il movimento FIRE del 4%, ma ci arrivo subito perché è meglio andare per piccoli passi e capire un pochino tutto, ma un po' alla volta. Prima di passare alle cose pratiche, in generale, quello che ogni genitore del pianeta ci ha sempre insegnato è che bisogna andare a scuola, laurearsi con buoni voti, sposarsi, comprare casa, auto, arredamenti, fare un figlio, un razzo per andare sulla luna. No, questo lo avrei voluto io assieme anche a un vero Mazinga Z, però non me li hanno mai comprati i miei genitori. Mannaggia la miseria. Vabbè, ma in generale serve veramente tutto questo? Secondo il movimento FIRE, assolutamente no. Ed in realtà, anche secondo molti grandi imprenditori, ma anche le tematiche in quel caso hanno, secondo me, approcci simili, ma per ottenere risultati diversi. Il cosiddetto movimento FIRE si può dire abbia origine inizialmente nel 1992, quando Vicky Robin scrisse il suo libro Your Money or Your Life. I concetti vengono poi ripresi anche nel 2010 da Jacob Lund Fisker con il libro Early Retirement Extreme. Le basi del movimento FIRE sono il fatto di andare a vivere una vita cosiddetta frugale, frugal come dicono gli inglesi, e per cui fatta di cose molto semplici, di minimalismo e per cui dell'eliminazione di tutto quello che in realtà si può considerare come superfluo. Una vita fatta di cose necessarie per poter risparmiare il più possibile nei primissimi anni della propria vita e per cui partendo il prima possibile con questa filosofia, per poi andare a poter raggiungere la somma che ti sei prefissato e la quale sarà quella utilizzata per poter andare a vivere di rendita passiva. Più ovviamente si riesce a risparmiare, prima si può andare in una pensione anticipata. Effettivamente sembra detta così una cosa stupenda. Ma è veramente possibile raggiungere questi obiettivi? C'è ad esempio chi sostiene che non sia possibile, a meno che non si sia già in una condizione di agiatezza, raggiungere questi obiettivi. Ma dove sta la verità? Te lo dico, però prima di continuare ti ricordo, perché sono uno stronzetto, che prima di continuare ti ricordo che ho un account Patreon nel quale pubblico contenuti riservati per tutti gli iscritti. Puoi sostenermi con diverse tipologie di donazioni, ma puoi partire con soli 4 euro al mese. Che nel tuo movimento FIRE, se lo stai facendo, non costano tantissimo. Così, anche se non fai parte di questo movimento, mi puoi aiutare ad avvicinarmi alla mia indipendenza finanziaria, financial independence. La situazione, secondo me, parlo del mio parere ovviamente, è meno semplicistica di quanto non possa sembrare. Riuscire a mettere da parte il 50 o addirittura il 65% dei propri guadagni tutti i mesi, come sostiene il movimento FIRE, non è una cosa da tutti. Perché uno, non tutti sono disposti a rinunciare a tantissime cose. Per esempio, se si ha una famiglia, bisogna anche trovare il partner giusto, e saper educare ed indirizzare i propri figli a questa mentalità piuttosto, minimalista. Per cui uno scoglio, il primo scoglio, si potrebbe già andare a trovare negli affetti, nelle persone care. Poi anche il fattore sociale è molto limitante. La pizzata del sabato sera con gli amici è una cosa che non può più andarsi a verificare come prima. Anzi, anche le cenette in casa, per risparmiare magari il più possibile, sarebbero già limitate, nel numero in cui vengono effettuate, per cui è un limite non indifferente. Per cui, come puoi ben capire, non è un'avventura perseguibile da tutti e anche chi ci riesce non è detto che ne segua la filosofia in toto, appieno. C'è chi, ad esempio, trova delle vie di mezzo un po' più accessibili, magari ritardando il raggiungimento della somma obiettivo. Un'altra critica che io personalmente farei è sulla somma del 4%, che è un po' il marchio di fabbrica di questo movimento. In pratica, una volta raggiunto l'obiettivo finale e per cui ci si è messi in una pensione anticipata, si è raggiunto magari il 4% relativo alle spese annuali che si pensano di avere, per cui si dice coprendo tutte le spese annuali,
si riesce a quel punto col 4%, prelevando il 4%, a pagarle tutti gli anni. Per cui se andassi a prelevare il 4% della somma si potrebbe continuare a vivere senza che il capitale iniziale venga andato ad intaccare. Ti faccio un esempio perché avevo fatto questi calcoli per me. Diciamo che la mia somma è 1 milione di euro, che non è una somma piccolissima. Il 4% di questa somma sono 40.000 euro l'anno, che fa 35 anni potrebbero essere con molta probabilità lo stipendio medio adeguato all'inflazione. Adesso magari è un qualcosina un po' di più, però diciamo così. Di questi 40.000 euro che andrei a prelevare in Italia, se vivessi in Italia, ci pagherei il 26% di capital gain, per cui mi rimarrebbero 29.600 euro, che diviso per 12 mesi sono 2.460 circa euro al mese. Una cifra, diciamo, buona. E per cui nessun problema, ci si potrebbe vivere tranquillamente, secondo me, anche fra 30 anni. Ma bisogna fare anche delle considerazioni. Il mercato azionario ciclicamente incontra crisi e recessioni. In quei particolari anni il capitale ne sarebbe intaccato. Immagina se si verificasse un caso come nel 2008, dove lo Standard Poor's 500 è calato di quasi il 50%. Che fai? Devi ridurre il tuo stile di vita e prelevare meno del 4%, altrimenti andresti a intaccare il tuo capitale, che andrebbe a diminuire ancora di più. Altro punto molto importante: se riesci a essere indipendente attorno ai 40-50 anni, il tuo capitale può andare avanti, secondo alcuni studi fatti sullo stile FIRE, per circa 30 o 35 anni. Diciamo che se riesci a essere una persona che stringe le spese, fino agli 80-90 anni ci puoi arrivare. Però dopo questa data non sei più nella possibilità di prelevare la stessa cifra. È anche vero che a 80 anni hai molte meno spese di un ventenne, ma quello, diciamo, è un discorso che per il momento metterei da parte. Ma diciamo che tu riesca a fare come molte persone hanno fatto negli Stati Uniti, ed effettivamente sei riuscito ad andare in pensione a 30 anni, vuol dire che hai almeno 50-60 anni davanti da vivere. E qui la regola del 4% secondo me comincia a traballare. Il periodo è troppo lungo per sostenere il tutto con questa regola. Tu andresti almeno incontro a 4 crisi e almeno una recessione, se non due. Secondo me quest'ultimo punto non è completamente comprovabile, perché non ci sono dati sufficienti per dimostrare che la regola del 4% non sia sostenibile per un lungo periodo. Però ci sono degli studi e dei dati empirici matematici che invece lo dimostrano. Una cosa è certa: è un ottimo esercizio di risparmio. Si riesce ad autoeducarsi al risparmio e all'investimento. Inoltre, non tutte le persone che abbracciano il movimento FIRE lo vogliono fare per uscire effettivamente totalmente dal mondo del lavoro. Pensa ad esempio ad alcune professioni tipo i medici, o molti professori, o anche molti artigiani. Molti di questi soggetti, di queste persone, non fanno il proprio lavoro solo perché devono guadagnare e viverci. C'è chi lo fa per una vera e propria passione interna. Ad esempio, anche questo canale YouTube non è che mi dia chissà quali soldi, non mi dà nessun introito, ma anche se me lo desse, lo darei comunque con un paio di video a settimana, perché mi piace parlare davanti a una camera, lo considero un mio hobby di interloquire con voi persone che siete di là. E magari un modo per generare un'eventuale rendita passiva, ma non è solo quello. Mi piace tantissimo fare video e continuerò a farli. Infatti, per una moltitudine di persone che iniziano il percorso FIRE, la parte più importante non è tanto essere indipendenti e lasciare il lavoro al più presto, ma più, diciamo, una indipendenza finanziaria parziale. Essere consapevoli che si è in pieno controllo del proprio tempo e delle proprie risorse, che si è padroni della propria vita dal punto di vista economico. Molti considerano il mondo FIRE come una marmaglia di pazzi, ma in realtà nessuno dovrebbe andare a giudicare nessun altro senza neanche conoscerne l'argomento e il concetto. Io personalmente posso concordare col fatto che ci si educhi al risparmio e alla pianificazione nel lungo termine, nel futuro. Si eliminano gli sprechi e si può fare ogni giorno un passo verso la propria indipendenza finanziaria, che non deve essere per forza una indipendenza finanziaria totale. Dall'altro lato, le mie critiche più grandi sono in primis che senza una disciplina ben installata è un progetto che è ovvio che andrà a fallire. Non si può sgarrare quasi mai per un periodo che va fra i 15 e i 20 anni, non si tratta di 10 o 15 giorni. E perdere il filo del discorso e, diciamo, l'impegno su un periodo di tempo così lungo è molto semplice. Altro fattore da tenere in conto è che per un periodo piuttosto lungo, se non per tutta la vita, si deve andare a rinunciare a molte cose, perché indipendenza finanziaria e indipendenza completa economica, secondo me, sono due concetti, due cose completamente diverse. Con indipendenza finanziaria si coprono
tutte le proprie spese, ma non le spese eccezionali come possono essere ad esempio viaggi, cene fuori, cinema e così via, diciamo si coprono quelle essenziali. O per meglio dire, si può fare, ma la cifra da raggiungere, da cui poi andare a prelevare il fantomatico 4%, è molto più alta di quella che ci si pone. Io, una volta eliminati i debiti e magari cambiata nazione verso un luogo decisamente più economico dell'Irlanda, magari anche un po' più caldo, potrò abbassare la mia soglia che mi sono preposto per la regola del 4%, che non è, attenzione, per la mia indipendenza economica, ma che mi permetterà di lavorare magari part time o lavorare magari un po' meno per poter passare un po' più di tempo con la mia famiglia, mentre nel frattempo potrò magari continuare a risparmiare, ad investire in quello che io penso sia giusto fare. Su questo argomento fai le tue opportune ricerche e cerca di capire se questo mondo possa essere di tuo interesse. Io spero di averti dato, dal mio punto di vista, il più onesto e imparziale giudizio possibile. Qui sotto, se vuoi, puoi sempre lasciarmi i tuoi commenti e farmi sapere la tua idea in proposito al movimento FIRE. Ovviamente, come sempre, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di distruggere il pollice in su, di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!